Allora, Antonio Scaro Jobim e Frank Sinatra con sigaretta in mano, anzi fumata finale, naturalmente glielo possiamo perdonare anche perché in quegli anni non c'era tutta questa sensibilizzazione verso i comportamenti, quelli televisivi, quelli nei luoghi pubblici che possono praticamente portare a emulare degli idoli, delle folle, delle persone a replicare questi comportamenti. Allora, siamo sempre qui, sto salutando insieme al dottor Vincenzo Zagap, pneumologo, presidente nazionale della SITAB, della Società Italiana di Tabaccologia. Stiamo parlando di fumo, abbiamo parlato delle cose diciamo già conosciute, cioè di quanto il fumo possa far male al nostro sistema cardiovascolare, ai nostri polmoni, al nostro caporale. Queste sono cose sapute e risapute. Dobbiamo concentrarci un po' di più adesso su come comunicare queste cose alle persone e soprattutto su come interpretare questi nuovi modi di fumare che si stanno affacciando all'orizzonte e sembra che siano meno dannosi. Partiamo subito da qua, anzi, caro Vincenzo, le sigarette elettroniche che si sono affacciate sul mercato da pochi anni, i primi tempi mi ricordo ci domandavamo tutti se potessero fare meno male, assolutamente facessero nulla. Adesso si iniziano ad avere dei dati sulla loro potenziale pericolosità rispetto al fumo di nicotina tradizionale, fumo di sigaretta. Sì, una premessa è d'obbligo. Purtroppo nel campo delle sigarette elettroniche c'è un far west, nel senso che ci sono tantissime marche, la derivazione comunque originaria sono sigarette elettroniche cinesi, di fabbricazione cinese, quindi con tutte le perplessità ovviamente di sicurezza, eccetera, eccetera. Alcune, diciamo così, alcuni brand si sono diciamo così, più specializzati, più affinati e non ultime diciamo, le multinazionali di tabacco si stanno attrezzando e si sono attrezzate già, come la British American Tobacco per esempio, a fabbricare anche delle sigarette elettroniche. Allora, diciamo che sulla sicurezza, ripeto, la sicurezza è molto variabile a seconda del brand ovviamente che si utilizza. Per quanto riguarda la sicurezza, diciamo, sulla salute, ecco, questo è un problema, l'opinione pubblica, magari diciamo così, è un comune sentire, la sigaretta elettronica non fa male. Non fa male rispetto alla sigaretta, ovviamente, di tabacco, sigaretta convenzionale, la chiamiamo. Allora, un punto fermo è sicuramente questo. Come dicevo prima, se la sigaretta di tabacco sprigiona ad ogni boccata più di 7.000 sostanze, è chiaro che queste 7.000 sostanze che si producono proprio con la combustione del tabacco nel fornello di combustione a 800-900 gradi, ecco, questo non l'abbiamo per esempio nella sigaretta elettronica. Nella sigaretta elettronica diciamo che c'è un riscaldamento di un liquido che può essere con o senza nicotina, e un riscaldamento che avviene a circa 100 gradi. Fa smettere, non fa smettere. Allora, noi non vogliamo che passi il messaggio, passo alla sigaretta con o senza nicotina a sigaretta elettronica e continuo a fumare, anche perché stiamo vedendo che spesso e volentieri i fumatori di sigaretta elettronica diventano dei fumatori duali, cioè fumano le sigarette di tabacco e la sigaretta elettronica. C'è qualcuno, è vero, che smette. Però, diciamo così, ecco, da un punto di vista della sanità pubblica non è da, a nostro parere, non è da pubblicizzare come una sigaretta che ti fa smettere di fumare. Diverso è il discorso, diciamo così, in un setting, di prevenzione, secondaria, come può essere quello di un centro antifumo specializzato, in cui se il fumatore, è propenso a utilizzare la sigaretta elettronica o anche l'IQOS, ne parliamo dopo, oppure si tratta di fumatori che hanno fallito, quindi si portano dietro una frustrazione, la frustrazione del fallimento classica, oppure pazienti anche che hanno problemi psichiatrici, pazienti che hanno patologie molto gravi, come per esempio anche odontoiatriche, per cui non possono praticamente fare degli interventi chirurgici, eccetera, e allora noi la consigliamo e ovviamente li seguiamo anche fino allo svezzamento della sigaretta elettronica, come anche dell'IQOS. Ripeto, diciamo che se nel fumo di tabacco ci sono 7.000 sostanze, diciamo che nella sigaretta elettronica, come anche nell'IQOS, bene o male abbiamo dalle 30 alle 40 sostanze tossiche nocive, fra cui ricordiamo anche l'acroleina e la formaldeide, che sono sostanze cancerogene del gruppo 1 della
diciamo così, dell'Agenzia per la ricerca sul cancro, lo IARC di Lione. Senti, e quindi hai parlato prima, questa cosa è molto interessante, perché per esempio quando si diffuse l'abitudine di fumare sigarette elettroniche praticamente si fumavano nei ristoranti, negli aerei, adesso naturalmente ci sono dei passi indietro, per esempio già negli aerei naturalmente queste cose, secondo me giustamente anche perché è un ambiente che deve essere così, non si può più fare. Il tema del fumo passivo, del fumo di terza mano, quindi esiste anche con le sigarette elettroniche? Allora, sicuramente esiste anche con la sigaretta elettronica. Noi abbiamo fatto vari passi presso il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità perché sia vietata nei luoghi, come il tabacco, nei luoghi pubblici e negli luoghi, diciamo così, privati aperti al pubblico. Un piccolo passo avanti l'abbiamo fatto, la ministra Lorenzin ha vietato, così come il fumo di sigaretta, anche le sigarette elettroniche e le IQOS nelle scuole e nelle pertinenze. Quindi almeno i ragazzi, ecco, diciamo da questo punto di vista, sono un pochino più protetti. Poi abbiamo anche un'altra disposizione importante, secondo me, il divieto di vendita ai minori di 18 anni. Cosa che per esempio in America, nei paesi anglosassoni, invece è una vendita libera e lì hanno un problema proprio di ragazzi anche non fumatori che iniziano con le sigarette elettroniche e poi, perché non devo sperimentare appunto l'originale, poi shiftano verso il fumo di tabacco. Quindi è un problema sicuramente complesso che va sicuramente, diciamo così, monitorato e studiato meglio. Purtroppo sì, c'è questa situazione, diciamo così, di fumo ancora consentito nei luoghi pubblici, anche se diciamo molte aziende, molti enti, per esempio Trenitalia, eccetera, quindi molte compagnie aeree, molti ospedali e comunque molte regioni vietano il fumo, diciamo, di sigaretta elettronica nelle loro pertinenze, diciamo. Senti, hai parlato prima di fumo, un concetto nuovo abbastanza interessante, del fumo di terza mano, il fumo praticamente che qualcuno che ha fumato si porta addosso sugli abiti, sul proprio corpo, è presente nel proprio alito e quindi può teoricamente danneggiare chi sta vicino. Esiste, prima a microfoni spenti, mi parlavi addirittura di un fumo di quarta mano, che cos'è? Sì, gli anglosassoni, come sempre noi prendiamo poi da loro le novità, chiamano fumo di quarta mano. Il fumo di quarta mano è quel fumo praticamente, è quell'inquinamento, diciamo, è quell'inquinamento ambientale determinato dai mozziconi di sigaretta, dalle cicche. Ed è un rifiuto tossico praticamente dimenticato questo. Perché se noi consideriamo in media 14 sigarette al giorno per 365 giorni l'anno per 11 milioni e 700 mila fumatori in Italia, se la matematica non è un'opinione, vengono versate e disperse nell'ambiente del territorio italiano circa 53 miliardi di cicche l'anno. Quindi questo diventa un problema non solo da un punto di vista del decoro, diciamo, urbano, ma diventa un problema anche da un punto di vista della salute, perché poi il cerchio si chiude sempre con l'uomo. Certo. Quindi, perché nell'ambiente ovviamente vanno a finire tutte le sostanze cancerogene, fra cui anche il polonio 210, vanno a finire quindi le cicche e in particolare il filtro. E a proposito di filtro, per esempio, nel recente congresso che abbiamo avuto a Bologna della Società Italiana di Tabacologia c'è stato un bellissimo intervento di uno studio dell'Università Federico II di Napoli in cui ci hanno mostrato i risultati a 5 anni sulla biodegradabilità del GIC. È uno studio che durerà 10 anni in cui l'Istituto di Agraria ha praticamente messo a dimora 12.000 cicche in ambienti diversi per vedere proprio diciamo sì, la biodegradabilità nel tempo. Ebbene,
sabbia, diciamo terreni sabbiosi, comunque non fertili, mare, sono quelli che degradano meno, meno velocemente il filtro di sigaretta. Il filtro di sigaretta viene degradato più facilmente e più velocemente, diciamo, nei terreni fertili, per esempio. Si può parlare di un numero di anni anche di biodegradabilità di questi... È quello che stanno appunto, che stanno studiando. Sicuramente a 5 anni, noi abbiamo risultato a 5 anni, sicuramente questo lo possiamo dire, cioè le cicche disperse in un ambiente fertile, si degrada prima rispetto alla, diciamo così, alla sabbia, sabbia oppure mare, e quindi qui ovviamente corre l'obbligo del consiglio di non disperdere assolutamente, assolutamente le cicche di sigaretta laddove ci sono, diciamo così, mari, sabbia, flussi d'acqua, eccetera. Anche perché c'è una legge, finalmente c'è una legge del governo italiano, è entrata in vigore il 2 di febbraio dello scorso anno ed è diventata totalmente operativa già a fine marzo. Questa legge che cosa prevede? L'obbligo per i comuni di informare, cosa che non stanno facendo, di attrezzare l'arredo urbano, cosa che pochissimi stanno facendo, certo. Chi disperde cicche nell'ambiente urbano o comunque nell'ambiente esterno, e le sanzioni sono raddoppiate in presenza di flussi d'acqua. Questo è un tema davvero molto interessante. Proprio quest'estate ho frequentato una spiaggia meravigliosa nella quale affioravano cicche di ogni tipo, però questo è un tema molto, molto importante, è legato proprio alla sensibilità dell'individuo. Io penso che sanzionare se non c'è la sensibilità dell'individuo sia praticamente impossibile. Ricordo forse 20 anni fa, in un viaggio in Giappone, di aver visto un poliziotto che multava trattando malissimo una persona che aveva buttato una cicca per strada. Quindi diciamo che comunque la sanzione va bene, ma ci vuole un certo tipo di sensibilità, perché evidentemente poi quando su quella stessa spiaggia di un mare stupendo del sud si trovano non soltanto le cicche ma anche le bottiglie di birra, chiaramente tu capisci che è un fatto di educazione, di civiltà che spesso riscontriamo che manca. Allora, argomenti molto interessanti, quindi il tema della sigaretta elettronica direi che è stato ampiamente diciamo così dibattuto, e possiamo dire quindi che se uno è un fumatore di sigaretta tradizionale sicuramente fa meno male, ma non fumare neppure quelle sarebbe bene. E comunque, se proprio dobbiamo dare un messaggio finale, il concetto che mi sembra di aver capito è che non si può pensare, o sarebbe meglio non fare, passare da una situazione di non fumo a quello della sigaretta elettronica, perché come giustamente dicevi te, prima o poi il tentativo di andare all'originale c'è sempre. Questo concetto mi è piaciuto. Senti, invece stiamo arrivando alla conclusione, per chi volesse smettere, chi ci ha provato, è rimasto deluso dall'incapacità di farlo, dalla propria incapacità di farlo, quali sono le strade? Esistono delle terapie farmacologiche, dei trattamenti diciamo comportamentali? Se una persona vuole smettere, innanzitutto a chi si deve rivolgere e come tu suggerisci che possa fare? Allora, una premessa è doverosa: non esiste il gold standard del trattamento del tabagismo, no? Una broncopolmonite io te la curo anche se tu non vuoi guarire con un antibiotico, col tabagismo no, perché è una patologia da dipendenza, quindi c'è bisogno ovviamente di un minimo di motivazione, no? di una motivazione a fare un certo percorso. Poi è chiaro, esistono i centri antifumo, noi li chiamiamo centri di secondo livello, dove ci sono dei tabaccologi, degli specialisti che seguono le linee guida nazionali e internazionali per la smoking cessation, cioè per smettere di fumare, in cui praticamente si associa al counseling, come diciamo noi, all'approccio cognitivo comportamentale, anche l'eventuale utilizzo di farmaci come sostituti nicotinici, come abbiamo il bupropione, abbiamo la varenicrina e ultimamente anche la citisina, che è un estratto, diciamo così, fitoterapico molto interessante. Ecco, diciamo che l'associare queste due metodologie ci fa triplicare, se non quadruplicare, i successi rispetto al semplice, diciamo così, percorso motivazionale comportamentale.
E quello che dicevi prima è davvero molto interessante di iniziare a parlare di queste cose già nelle scuole elementari. Quindi voi come Società Italiana di Tabaccologia, ma direi voi come professionisti, come persone che si occupano di questo tema, trovate delle sponde ricettive nelle amministrazioni rispetto a questo tema, oppure dovete combattere molto per portare questi argomenti, per esempio nelle scuole elementari, parlare di questi temi ai ragazzini? Sì, l'ideale sarebbe essere cercati dai direttori didattici, quindi dalle scuole praticamente. Come dicevo prima, diciamo che la provincia di Bologna, per esempio, è molto più recettiva, molto più a questo problema. Per esempio mi riferisco a Salvemini, che di Casalecchio di Reno, insomma, e anche all'Archimede di San Giovanni Persiceto, che storicamente da 20 anni, dove da 20 anni diciamo, si facciamo proprio percorsi di informazione. Con la Smoke Free Class Competition, che è un progetto antifumo, un progetto europeo interessante per le fasce, diciamo, sì, di adolescenti e preadolescenti. Però effettivamente bisognerebbe un programma antifumo, sicuramente andrebbe comunque promosso in tutte le scuole, anche perché una recente acquisizione che molti medici purtroppo, ahimè, ancora non sanno, perché ricordiamo, noi ci laureiamo ancora senza sapere nulla della prima causa di morte evitabile, è quella per esempio del fumo di tabacco come gateway, la nicotina come gateway per le altre droghe, diciamo così, dalla marijuana alla cocaina, eroina e anfetamine, eccetera. Per cui è importante spiegare ai ragazzi: attenzione, se tu non fumi tabacco, probabilmente non sarai uno sperimentatore che sarà preso all'amo delle droghe più pesanti, compresa appunto la cannabis, per esempio. Questo è un tema davvero sul quale si potrebbe fare una puntata, e non è detto che non la facciamo, anzi, mi piacerebbe affrontare questo tema dei comportamenti che sono nocivi per la propria salute dal punto di vista esclusivamente della comunicazione. Se hai voglia ti coinvolgerò, perché evidentemente queste cose che tu dici sono condivisibili, logiche, direi anche auspicabili, ma poi tu però ci parli anche di percentuali, per esempio, di fumo che cresce negli adolescenti, quindi probabilmente bisognerebbe pensare anche a strategie di comunicazione differenziate, bisognerebbe forse pensare che di queste cose i ragazzini parlino dei loro omologhi e non magari delle persone di 60 o di 70 anni che non riconoscono autorevoli. Questo è un tema, secondo me, molto interessante da approfondire, perché insomma la comunicazione è una cosa strana, ognuno di noi è diverso dall'altro e ognuno di noi recepisce messaggi offerti in modo personalizzato, quindi questo è un tema sul quale, se hai voglia, in futuro ne parleremo. Ma voi come SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, naturalmente non mettete soltanto in guardia, date sicuramente anche una mano a smettere, date dei consigli, e quindi io, questo è uno dei momenti che preferisco, il momento in cui la regia inquadra la rivista. Vorrei dire che questa è la vostra rivista, si chiama Tabaccologia e fa riferimento, lo possiamo dire, anche a un sito internet sul quale le persone possono trovare informazioni, che è tabaccologia.it, e in open access, cioè praticamente tutti possono andare. È chiaro che si tratta di una rivista scientifica, però chi è più curioso, chi deve fare delle ricerche, chi ha delle domande a cui cercare qualche risposta, insomma, tabaccologia.it, ci sono tutti gli articoli, esatto, in open access dal 2003 ad oggi. Perfetto, allora io ti ringrazio davvero e soprattutto ti rinnovo l'invito a venire a parlare un'altra volta di questi argomenti dal punto di vista proprio prettamente comunicativo, magari studiando delle modalità di comunicazione che, ripeto, riescono a sortire risultati che noi speriamo, certo, cioè che chi fuma magari pensi un giorno di diminuire e smettere, soprattutto chi non fuma che non inizi a farlo, soprattutto se si parla di adolescenti. Le sigarette elettroniche vanno bene, diminuiscono i danni, è comunque un fumo, quindi insomma tutti temi sui quali bisogna discutere. Io davvero ti ringrazio, ringraziamo tutti noi, il dottor Vincenzo Zagà, ricordo pneumologo, presidente appena eletto, complimenti per questa nuova carica, grazie, alla presidenza triennale, c'hai 3 anni duri davanti in cui combattere con le istituzioni, io ti auguro una buona fortuna, presidente della SITAB. Michele Cassetti, il medico conduttore, vi ringrazio di averci
averci seguito anche questa sera, vi dà appuntamento alla prossima volta, naturalmente vi lascia e vi lasciamo sempre allo stesso modo con della musica. Abbiamo interrotto il primo blocco ascoltando un meraviglioso brano cantato da Frank Sinatra con la sigaretta in bocca, adesso lasciamo il fumo e parliamo brevemente di una cantante straordinaria di origini italiane degli anni 60, si chiamava Caterina Valente, pochi la conoscono, eppure negli Stati Uniti era straordinariamente conosciuta, ricordiamo duetti suoi con i più grandi cantanti di quel tempo, è una delle persone che hanno portato anch'essa la bossa nova, beh, abbiamo detto che parliamo di questo, quindi vorremmo chiudere proprio con lei. Michele Cassetta, il medico conduttore, vi dà appuntamento la prossima volta, ringraziando la regia per la solerte e attenta assistenza. Grazie. Grazie. Num cantinho um violão, este amor com uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar de velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você, eu conheci ao que a felicidade. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você, eu conheci. O que é a felicidade? O que é a felicidade? Meu amor, meu amor, tchucum, 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 tchucum